Bene, buongiorno a tutti, benvenuti in questa giornata di consegna delle pergamene. Finalmente ci riguardiamo negli occhi dopo tanto tempo di lezioni, lauree online. Questo è un momento per noi tutti molto emozionante perché ovviamente siete arrivati alla fine di un percorso e all'inizio di un altro. La cosa importante che mi sento di dire come preside di una facoltà scientifica e a voi laureati in materie scientifiche, che durante questo lockdown l'importanza del metodo scientifico sperimentale e l'importanza del laboratorio che voi avete comunque frequentato durante i corsi di studi che avete frequentato è fondamentale e sarà fondamentale, ve lo porterete per tutta la vita. Voi sarete custodi della formazione scientifico-sperimentale che oggi, in questo momento di emergenza sanitaria, emerge come l'unica, insieme alla conoscenza, l'unica fonte di ispirazione che ci deve guidare, il metodo scientifico-sperimentale, e quindi sarete custodi, dovrete essere custodi orgogliosi di questa consapevolezza e di questa conoscenza che speriamo di avervi trasferito in questi anni trascorsi insieme. Quindi oggi, con tutto il cuore, che vi faccio i miei più cari, calorosi auguri come preside della facoltà, e ovviamente sappiate che l'Università di Teramo, la Facoltà di Bioscienze, il magnifico rettore, i presidenti di corso di laurea, i colleghi tutti, sono sempre qui. Sono sempre qui. Usateci come punto di riferimento per la vostra vita, noi siamo sempre pronti a affiancarvi nelle vostre scelte. Quindi è un inizio di percorso, ma l'università sarà sempre a fianco a voi, la facoltà di bioscienze tutta. Bene, grazie. Io voglio dare la parola al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, che ringrazio per aver organizzato in modo egregio queste cerimonie, perché di fatto insomma viene da una long range di questi giorni. Ovviamente ringrazio il personale tutto della mia facoltà, il personale di Ateneo che ha consentito la realizzazione di questa giornata, e grazie a loro siamo qui tutti insieme in sicurezza e quindi possiamo festeggiare sempre tenuto conto di alcune regole che dovremo seguire non solo qui ma anche al di fuori nei prossimi giorni. Speriamo il meno tempo possibile. Prego il professor Dino Mastrocole, magnifico rettore. Grazie, grazie Enrico. Grazie Enrico, buongiorno a tutti, benvenuti, anzi bentornati alla vostra università, all'Università degli Studi di Teramo. È un caloroso benvenuto ai vostri accompagnatori. Mi scuso con loro per il numero limitato degli ingressi, però come ricordava il preside, la pandemia non ci ha concesso di allargare ulteriormente la cerimonia, però insomma era importante tornare. E sono contento che ognuno di voi insomma ha accolto con entusiasmo e con gioia il nostro invito. Dicevo, la vostra università, per i laureati triennali spero che questa università continui ad essere, anche per il percorso magistrale, la vostra università, come diceva il preside, per i laureati magistrali invece l'augurio che Unite sia sempre un punto di riferimento. Le nostre porte sono sempre aperte, tutte, anche quella del rettore, quella del preside, quella di tutti i colleghi, perché vogliamo continuare ad essere un momento importante, un punto di riferimento della vostra vita. E dopo, uno di Unite rimane sempre uno,
uno di unite, e voi lo siete stati e lo sarete sempre. Lasciatemi ringraziare veramente tutte le facoltà, perché oggi chiudiamo tre giorni, ripeto, che possiamo definirlo una scommessa che abbiamo voluto tutti insieme, e devo dire, essendo l'ultima giornata, penso che abbiamo vinto per la bellezza dei vostri sguardi e la bellezza di questa sala distanziata, ma allo stesso tempo piena. Quindi grazie a tutte le facoltà, a tutti i presidi, e quindi oggi in particolare grazie alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, grazie a tutti i presidenti di corso di laurea, grazie ai docenti presenti oggi, ma devo dire a tutti i docenti, quindi sia per l'organizzazione ma anche perché sono stati elementi fondamentali per la vostra formazione, che sono sicuro che non è stata e non sarà soltanto una formazione per la professione, ma sono convinto che sarà una formazione per la vita. E proprio perché sia sempre di più così, non vediamo l'ora di ritornare in presenza, sempre rispettando al massimo i protocolli. Quindi dal 5 ottobre le nostre aule torneranno ad essere aperte per i vostri colleghi e per chi, laureato triennale, deciderà di continuare il proprio percorso. Un ringraziamento sentito al direttore generale e a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Ateneo, veramente a tutti, e in particolare a chi quotidianamente è stato presente in questa sala e dietro le quinte per organizzare il tutto. Grazie alla Fondazione, in particolare a Sergio Pipitone e a Gustavo per il lavoro immane che hanno svolto. Si parlava prima di bellezza, e grazie alle loro immagini, insomma, questa bellezza potrà essere disponibile per tutto. Grazie anche ai fotografi, ai professionisti che si sono resi disponibili per immortalare questi sono veramente dei momenti, insomma, però momenti importanti. Quindi come dicevo prima, punto di arrivo, perché la laurea è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, per la vostra vita lavorativa, e con la scelta che avete fatto sicuramente la vostra vita lavorativa sarà piena di soddisfazioni. Il settore agroalimentare biotecnologico insieme con voi, con noi, ha resistito bene alla pandemia e continua ad essere anche dal punto di vista economico un settore importante. Quindi anche, sono sicuro però, in questa direzione va il mio augurio, che anche le vostre possibilità per il futuro, grazie alla scelta che avete operato, saranno veramente, ovviamente le difficoltà ci saranno sempre, però a differenza di altri settori avrete sicuramente maggiori possibilità. Non smettete mai di studiare, lo diceva il preside, lo studio e l'approccio scientifico è fondamentale nella vita, e non ci si può permettere di essere pervasi da ignoranza di ritorno. Quindi continuate a studiare, perché sarete la classe dirigente poi di questo paese, e questo paese ha un immane bisogno di voi. Quindi forza,
orgoglio e un po' di orgoglio di essere stati unite. Portateci sempre, sempre nel vostro cuore. Per questa giornata, anche per questo ritorno, ho chiesto al Ministro dell'Università e della Ricerca di portarci un saluto. Ovviamente non poteva farlo in presenza, però ci ha inviato un videomessaggio di auguri, e quindi lo ringrazio e penso anche a vostro nome per questo messaggio che andiamo ad ascoltare. Auguri affettuosi a tutti i laureati del Covid che si sono laureati in lockdown. Hanno rappresentato per tutti noi un grande motivo di soddisfazione e di orgoglio. Sono stati testimoni di un grande sforzo collettivo, di come si possa reagire a una grande tragedia, a una grande pandemia, col modo migliore, studiando, impegnandosi, costruendo un pezzo di futuro, guardando quello che si vuol fare partendo dalle proprie competenze. Un bellissimo sforzo che poi è stato ripagato dal raggiungimento della laurea, un grande impegno anche nei confronti delle proprie famiglie, a cui vanno i miei auguri, che hanno sostenuto questi ragazzi durante tutto il percorso di studi e che adesso li sosterranno nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Grande ringraziamento alle università che sono state in grado di garantire un servizio in un momento così difficile, ai docenti, al personale amministrativo, ai vertici degli Atenei che hanno governato con grande competenza e con grande capacità questo momento di difficoltà. Adesso è il momento della ripartenza, però questa ripartenza non può che non ripartire da un giusto riconoscimento per coloro che durante il periodo del lockdown hanno raggiunto uno dei traguardi più belli della loro vita. Auguri a tutti e soprattutto un buon ingresso nel mondo del lavoro. Piccolo fuori programma. Sì, riprendo la parola dopo il saluto del Ministro per ringraziarlo ancora, ma consentitemi di ricordare che io ho presenziato a tutte le cerimonie di consegna delle pergamene per tutte le facoltà, però l'emozione di consegnare le pergamene a voi, ai laureati della mia facoltà, è veramente veramente enorme, e veramente vi abbraccerei. No, altrimenti comincio a piangere come una fontana. Vi abbraccerei veramente uno per uno, non lo possiamo fare, ma lo faccio virtualmente, anche perché alcuni di voi hanno avuto l'onore di incontrarvi dal primo giorno con un corso al primo semestre del primo anno, gli altri che non ho incontrato, però abbiamo avuto altre occasioni, però ecco, consentimi preside questa manifestazione di legame che è molto più forte, che va oltre a quella del rettore. Grazie. Grazie, magnifico rettore. Non solo te lo consento, ma mi hai commosso, perché ovviamente questa è la testimonianza di quanto il Magnifico diceva prima e di quanto abbiamo sottolineato, cioè il fatto che, come dicevo, i laureati nelle materie scientifiche hanno frequentato i nostri laboratori. I laboratori sono scuola di vita, perché voi interagite con noi,
ci beviamo il caffè, mangiamo insieme delle cose, no, fuori dal laboratorio, ma insomma si vive insieme, si fanno esperimenti insieme e questo è il risultato commovente che il Rettore ci ha portato con grande cuore. Grazie, magnifico, veramente, grazie. Allora, partiamo con i corsi di laurea triennali e consentitemi di dire due parole ovviamente per che il Magnifico ancora mi ha incalzato con il suo intervento, ti ringrazio, ovvero per voi laureati triennali diciamo che il fatto di poter avere un accompagnamento da parte di noi docenti è qualcosa di più diciamo concreto rispetto ai laureati magistrali. Ovvero per i laureati in biotecnologie, oggi c'è un percorso che prevede un corso di laurea internazionale in Reproductive Biotechnologies di successo, con risultati ottimi per quanto riguarda l'occupabilità dei nostri laureati. Perché, come diceva il Magnifico, non solo il settore agroalimentare non ha subito flessioni durante il lockdown, ma anche ovviamente il settore delle biotecnologie, con tutto ciò che attiene la scoperta di nuovi farmaci, vaccini e quant'altro, ma anche nel settore della riproduzione ha avuto, ovviamente, non ha subito flessioni. Quindi siamo lieti, sono lieto come preside, insieme al Rettore, c'è una dicotomia, insomma, sempre molto bella, perché il Rettore è parte integrante, ovviamente, non solo dell'Ateneo, ma della nostra facoltà, con questo grande senso di appartenenza che dimostra. E il corso di laurea, oltre in Reproductive Biotechnologies, che dà queste opportunità, oltre a questo corso di laurea c'è un nuovo corso di laurea presso l'Università di Teramo e presso la nostra facoltà, che è magistrale in biotecnologie avanzate. Quindi sono due opportunità di diciamo prosieguo della vostra formazione, quindi vi aspettiamo ovviamente numerosi a questi corsi di studio. Per quanto attiene invece il settore agroalimentare, abbiamo Food Science and Technology, che insieme a Reproductive Biotechnologies, ovviamente i nomi in inglese indicano che sono dei corsi di laurea internazionali, e questo ha anche un doppio titolo congiunto con l'Università del Bangkok, la Chulalongkorn Korn University di Bangkok. Anche qui diciamo un impegno molto forte dell'Ateneo e della facoltà sull'internazionalizzazione. Ovviamente anche questo può essere un percorso per la triennale di scienze e tecnologie alimentari, ma anche di biotecnologia. Quindi questo è un po' il panorama, se volete essere ancora uno di unite in modo, diciamo, legato, come diceva il Rettore. Bene, proseguiamo con la consegna. Io chiedo, dalla consegna della pergamena, chiedo ad ognuno dei laureati, iniziamo con il corso di studi in biotecnologie, e chiedo al presidente di corso di laurea, Natalia Battista, professoressa Natalia Battista, di avvicinarsi, non troppo perché io sono senza mascherina, ma insomma di avvicinarsi al Rettore per la consegna. E chiedo, vi chiamerò in ordine alfabetico, chiedo ai laureati di avvicinarsi, di consegnarmi la tesi, così leggerò anche il titolo della vostra tesi, va bene? Perché mi sembra una testimonianza del vostro lavoro sperimentale svolto dentro la nostra università. Bellasame Alessia. Bellasame Alessia, ovviamente consegna la pergamena al Magnifico, presidente del corso di laurea, si laurea in una tesi di laurea in microbiologia generale dal titolo Colture starter per olive da mensa fermentate al naturale. Relatore professor Aldo Corsetti, correlatore dottoressa Prete. Complimenti. Calzuoli Giovanni. Buongiorno. Il dottor Calzuoli Giovanni si laurea con una tesi di laurea in genetica medica dal titolo Genetica della leucemia mieloide acuta. Relatore professoressa Alessia Colosimo. Grazie. Complimenti. Camerano Spelta Rapini, Chiara. Buongiorno. Si laurea in biotecnologie in funzione del sistema riproduttivo, valutazione morfologica della rete vascolare durante la follicogenesi ovarica. Relatore professoressa Russo, correlatore Delia Nardinocchi. Complimenti.
Cardelli Francesco. Buongiorno, si laurea in una tesi in microbiologia dal titolo Tossinfezioni alimentari e metodiche per la ricerca dei batteri patogeni responsabili, relatore professor Corsetti, un tutor aziendale, dottor Pomiglio. Complimenti. E abbiamo la prossima, Serena Cicchini, che si laurea in una tesi in microbiologia degli alimenti dal titolo Probiotici Smart, applicazioni industriali e salutistiche. Relatore professoressa Tofalo e correlatore dottoressa Noemi Battistelli. Complimenti. Ciulla Alessia, buongiorno, che si laurea in una tesi in elementi di tossicologia degli alimenti dal titolo Studio degli effetti tossici del triclosan nello zebrafish utilizzato per fini sperimentali. Relatore professora Morena, correlatori dottori Carmine e Merola e Angelozzi. Complimenti. Sì, ancora meno. Colasante Giulia, Colasante Giulia, che si laurea in microbiologia degli alimenti, una tesi in biotecnologia, ovviamente in microbiologia degli alimenti, dal titolo Influenza dei probiotici sulle capacità cognitive. Relatore professoressa Tofalo, correlatore dottoressa Battistelli. Complimenti. Curzio Roberto, giusto? No. La Santa Giulia abbiamo fatto, sì. Curzio Roberto, che ha presentato una tesi di laurea in microbiologia degli alimenti dal titolo Formazione degli xenobiotici nella trasformazione dei prodotti alimentari. Relatore dottoressa Perpetuini e correlatore professoressa Tofalo. Complimenti. De Torre, Michela, che presenta una tesi di laurea in dalla funzione del sistema riproduttivo alle biotecnologie, determinazione degli effetti della nitroxolina sulla vitalità cellulare di cellule di adenocarcinoma pancreatico. Relatore professoressa Valentina Russo. Complimenti e la lode in questo caso, ovviamente. Di Battista Alessio, buongiorno, ha presentato una tesi di laurea in chimica analitica dal titolo Comportamento elettrochimico di peptidi disegnati computazionalmente. Relatore professor Sergi, correlatore Mascini, professor Mascini, grazie, complimenti. Di Giulio Verdiana, grazie, che presenta una tesi dalla funzione del sistema riproduttivo alle biotecnologie sull'analisi immunostochimica della vascolarizzazione nei follicoli ovarici. Relatore professoressa Valentino Russo, correlatore Delia Nardinocchi. Grazie, complimenti. Di Pentima Melania, che ha presentato una tesi di laurea in biologia molecolare e dal titolo Comportamento aggressivo e genetica, interazione tra il gene MAOA e l'ambiente. Relatore professor Claudio Daddario, complimenti. Di Rosa Marianna, buongiorno, che ha presentato una tesi di laurea in microbiologia dal titolo Salmonella enterica, fattori di virulenza e patogenicità. Relatore professor Aldo Corsetti, complimenti. Ferretti Gianmarco, che presenta una tesi di laurea in bioetica
dal titolo Cellule staminali e embrionali, questioni etiche e giuridiche. Relatore, professoressa Anna Di Giandomenico. Complimenti. Gentile William. Buongiorno. Presentato una tesi in biologia dello sviluppo dal titolo Alterazioni dello sviluppo e modificazioni comportamentali in esemplari di zebrafish esposti ad acido valproico. Relatore professoressa Perugini, correlatore professoressa Barboni. Complimenti. Siamo a Vincenzo Minischetti. Buongiorno, presenta una tesi di laurea in biologia molecolare dal titolo Sviluppo di nuove terapie nell'Huntington disease, dalle strategie attuali alle opportunità terapeutiche emergenti. Relatore professor Claudio Daddario, complimenti. Greta Pannunzio. Buongiorno, presenta una tesi di laurea in microbiologia degli alimenti dal titolo Fermentazione dell'acido lattico come strumento per incrementare il contenuto di folato negli alimenti. Relatore dottoressa Perpetuini, correlatore professoressa Tofalo e dottoressa Battistelli. Complimenti. Davide Parente. Presentato una tesi di elementi di tossicologia degli alimenti dal titolo Procedura di anestesia ed eutanasia nei modelli sperimentali acquatici. Relatore professore Amorena, correlatori dottori Merola e dottor Angelozzi. Grazie. Complimenti. Simona Pelusi. Buongiorno, presenta una tesi di ingegneria genetica e terapia genica dal titolo Strategie terapeutiche per la fibrosi cistica, medicina personalizzata o medicina di precisione. Relatore professoressa Alessia Colosio, complimenti. Lorena Pignatelli. Buongiorno, ha presentato una tesi di laurea in microbiologia generale dal titolo Applicazioni delle batteriocine contro agenti patogeni clinici. Relatore professor Corsetti, correlatori dottoressa Ciarrocchi e dottor Pomiglio. Complimenti. Anna Piro. Buongiorno. Presentato una tesi dal titolo Mieloma multiplo, nuove strategie diagnostiche e terapeutiche. Relatore professoressa Colosimo. Grazie. Michele Russi. Buongiorno, una tesi di laurea in microbiologia degli alimenti dal titolo Applicazioni biotecnologiche della tecnica CRISPR in lieviti non convenzionali. Relatore professoressa Tofalo, correlatore Alessio Pio Rossetti, dottor Rossetti. Grazie, complimenti. Mario Sannicandro. Buongiorno, ha presentato una tesi di laurea in biologia molecolare dal titolo RNA sequencing e le sue applicazioni nel carcinoma ovarico. Relatore professor Daddario, complimenti. Francesco Vinelli, che ha l'onore di essere l'ultimo, come si dice, last but not least, di ricevere dal presidente la pergamena, ha presentato una tesi di laurea in ingegneria genetica e terapia genetica
dal titolo Utilizzo delle cellule staminali per la cura della sclerosi laterale amiotrofica, relatore professoressa Colosimo. Complimenti. Bene, come vedete dai titoli sono tesi molto molto moderne, applicative, insomma complimenti a tutti i neodottori. Passiamo adesso al corso di laurea in viticoltura e enologia e invitiamo il presidente di corso di laurea, la professoressa Tofalo. Grazie, Rosanna. Allora, partiamo dalla dottoressa Federica Camassa. Buongiorno. Che presenta una tesi, una relazione di tirocini ovviamente dalle tecniche di vinificazione in un'azienda privata del Piceno. Relatore chiarissimo professor Arfelli. Complimenti. Edoardo Cogno. Buongiorno. Una tesi in legislazione e marketing delle imprese vitivinicole, dal titolo Evoluzione dei mercati dell'Europa orientale e strategie di esportazione di una piccola impresa abruzzese. Relatore professore Chiodo. Grazie, complimenti. Alessandro De Simone. Buongiorno. Che presenta una tesi dal titolo Organizzazione di un'azienda vitivinicola dell'area frentana, tutor professore Andrea Piva, complimenti. Mattia Donofrio. Buongiorno. Presenta una tesi dal titolo Prove di vinificazione in bianco di uve pecorino ottenute da vigneti con differenti forme di allevamento. Relatore, professor Arfelli. Complimenti. Vito Labbate. Buongiorno. Presenta una tesi dal titolo Produzione di vini spumanti, metodo Charmat in un'azienda privata del Barese. Relatore professor Arfelli. Complimenti. Sebastiano Menna. Presentato una tesi dal titolo Le tecnologie di vinificazione in una cantina sociale del Pescarese, relatore professor Arfelli, complimenti. Giorgio Pellizzari. C'è qualche... Pellizzari ha presentato una tesi prove di vinificazione con macerazione liquida di uve passerine, relatore professor Arfelli, correlatore professoressa Tofalo. Complimenti. Daniele Perillo. Non c'è. Francesco Pitocco. Francesco Pitocco, c'è? No? Non c'è nemmeno Francesco. Mario Fossemò. Buongiorno, ha presentato una tesi dal titolo Viticoltura di precisione, tecnologie disponibili ed applicazioni agronomiche sostenibili. Relatore professor Pisante, complimenti. Bene, complimenti a tutti i laureati in viticoltura e enologia e neodottori. Passiamo adesso al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e chiamo vicino a noi il professor Michele Del Carlo, presidente del corso di laurea. Simona Bonucci. Buongiorno, ha presentato una tesi dal titolo Il ruolo del personale diversamente abile nell'azienda agroalimentare. Tutor, professoressa Martuscelli, complimenti.
Matteo Carletta, ha presentato una tesi dal titolo Sviluppo di piattaforme plasmoniche nanocomposite bimetalliche per il monitoraggio di composti ossidanti. Tutor professor Compagnone, co-tutor dottoressa Scoccarello. Complimenti. Tiziano Caroselli. Buongiorno. Ha presentato una tesi in chimica analitica, monitoraggio dei composti volatili nella birra a differenti tempi di maturazione. Tutor chiarissimo professor Del Carlo, correlatori dottoressa Gaggiotti, tutor aziendale dottor Di Marcantonio. Complimenti. Cristina Casasanta. Buongiorno. Ha presentato una tesi in produzione animali dal titolo Effetto di tre tipologie di illuminazione LED sui parametri zootecnici e produttivi del pollo da carne. Tutor professor Martino, co-tutor dottor Ianni. Complimenti. Ilaria Chiesa. Buongiorno. Ha presentato una tesi in microbiologia degli alimenti dal titolo Proprietà adesive di lieviti alteranti di origine binaria. Relatore professoressa Tofalo, correlatore dottoressa Perpetuini. Complimenti. Francesca Dell'Orco. Abbiamo i fan di Francesca. Ha presentato una tesi in igiene degli alimenti dal titolo Controllo della presenza di Escherichia coli, produttori di scigatossina Steck in alimenti, campionati in Abruzzo e in Molise. Tutor, dottoressa Schirone e dottor Iannetti. Complimenti. Emanuele Di Francesco. Buongiorno, ha presentato una tesi in analisi chimiche, determinazione dei sulfamidici negli alimenti di origine animale con metodo LC-MS-MS. Tutor professor Del Carlo, tutor aziendale dottor Campana. Complimenti. Erika D'Incecco. Giustamente Erika ha i suoi fan. Ha presentato una tesi in tecnologie alimentari dal titolo Incapsulamento di estratti fenolici di foglie di ulivo in sistemi colloidali. Il caso studio delle emulsioni multiple, water, oxygen, water. Tutor dottoressa Carla Di Mattia e dottor Rodrigo Gonzalez Ortega. Complimenti. Matteo Falone. Buongiorno, tesi in igiene degli alimenti dal titolo Valutazione di parametri chimico-fisici dell'acqua in vasca di depurazione di molluschi. Tutor, dottoressa Schirone e dottoressa Miriam Berti. Complimenti. Luca Michelucci. Buongiorno, ha presentato una tesi in chimica analitica. Valutazione e comparazione della capacità antiossidante di estratti vegetali con metodi colorimetrici classici e innovativi. Tutor professor De Carlo e co-tutor dottoressa Scoccarello. Complimenti. Massimiliano Montaldi. Buongiorno. Presentato una tesi dal titolo Caratterizzazione tecnologica della varietà di grano Solina, relatore professor Sacchetti. Qui siamo già alla laurea magistrale. C'è un errore di stampa. Bene, ah no, perché appunto. Bene, grazie. Nell'elenco? Complimenti, complimenti. Abbiamo avuto una... C'è ancora un laureato in viticoltura e enologia, Andrea Nocito, che dobbiamo... c'è stato un errore, perdonate, Andrea Nocito, in viticoltura e enologia.
Doppio applauso. Anche il tesi dal titolo Organizzazione di un'azienda vitivinicola della Valle Peligna. Tutor professor Piva, complimenti. Continuiamo con le scienze e tecnologie alimentari triennali, Francesca Pietrangeli. Bene. Tesi di laurea dal titolo Nutrizione e longevità, studio delle tradizioni alimentari nella provincia dell'Aquila. Relatore, professor Mauro Serafini, complimenti. Francesco Regi. Buongiorno Francesco. Allora, tesi in igiene degli alimenti, titolo Studio dei rischi microbiologici legati alla ristorazione in ambito nosocomiale. Tutor, dottoressa Schirone, dottor Iannetti, complimenti. Nicole Scarpone. Tesi dal titolo Ottimizzazione della quantità di acrilamide nel caffè tostato. Tutor professoressa Martuscelli e tutor aziendale dottor Marcozzi. Complimenti. Andrea Selvaroli. Buongiorno. Tesi in chimica generale e organica dal titolo Analisi degli elementi in traccia del vino Montepulciano d'Abruzzo, tutor aziendale dottor Di Remigio, tutor universitario professor Lo Sterzo, complimenti. Michele Spadano. Buongiorno. Tesi di laurea dal titolo Valutazione delle produzioni di biofilm da parte di ceppi di Listeria monocytogenes, ovviamente in microbiologia alimentare, tutor professor Paparella, co-tutor dottor Pomiglio, complimenti. Micaela Verna. Buongiorno, una tesi dal titolo La radice di liquirizia nella dieta delle bovine da latte, qualità chimico-nutrizionale della caciotta fresca e stagionata. Tutor professor Martino, co-tutor dottoressa Bennato, complimenti. Simona Zichella. Anche qui last but not least, consegna directly from the president. Tesi in produzioni vegetali, indagine microbiologica convenzionale molecolare di Klebsiella e Klebsiella pneumoniae in prodotti vegetali e suoli agrari. Relatore professor Stagnali, correlatore dottor Pomiglio, complimenti. Quindi passiamo ora ai corsi di laurea magistrali. Abbiamo il corso di laurea in Food Science and Technology. Partiamo con Mattia Baroni e il presidente di corso di laurea magistrale a rappresentare è la professoressa Paola Pittia, che in realtà è la nostra delegata all'internazionalizzazione, la delegata del rettore. La nostra facoltà è ricca di deleghe importanti e ovviamente sostituisce il professor Giampiero Sacchetti. Tesi di laurea in food legislation, titolo Use of an early warning system algae toximeter to disclose pesticides in irrigation waters. Tutor, dottoressa Visciano, co-tutor, dottoressa Berti, complimenti. Fulvio Corso. Corso Fulvio, assente. Chiara Di Giacinto. Buongiorno, presenta una tesi di laurea dal titolo Food Enrichment with Pure and Encapsulated Olive Leaves, Phenolic Extracts, the Case Study of Mayonnaise,
tutor Carla Di Mattia, professoressa Di Mattia, co-tutor dottoressa Flammini. Complimenti. Romina Di Giambattista. Buongiorno. Presenta una tesi di laurea dal titolo Development of Natural Ingredients from Organic Tomato per ad Abruzzo Juice and Byproducts. Tutor dottoressa Neri, co-tutor dottoressa Marianna Giancaterino. Complimenti. Luigi Esposito. Buongiorno. Presenta una tesi dal titolo A Study on the Use of Byproducts in Cooked Chicken Meat-Based Burgers. Academic Tutor, professoressa Martuscelli. Complimenti. Fabiola Eugelio. Buongiorno. Tesi in Analytical Chemistry dal titolo Determination of Phenolic Compounds in Food Matrices by Means of UHPLC MSMS. Relatore professor Sergi, correlatore dottoressa Oliva. Complimenti. Florinda Nocito. Buongiorno. Titolo della tesi Resistance of Persistent Strains of Listeria Monocytogenes to Antibacterial Substances. Tutor dottoressa Visciano, co-tutor dottori Pomiglio e Centorame. Grazie, complimenti. Mattia Tenerelli. Also in that case, last but not least, directly from the hand of the delegate. Titolo della tesi, Development and Validation of a Multi-Resid Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry, Confirmatory Method for Ionophore Coccidistats in Feed. That's fine. So, tutor Pierina Visciano, co-tutor, dottoressa Annunziata. Complimenti. Complimenti a tutte queste tesi dei titoli che dimostrano un'attività intensa, ancora una volta, di laboratorio e una frequenza dei laboratori molto intensa. Non prima del lockdown, adesso diciamo riprenderemo. Tesi di laurea magistrale in Reproductive Biotechnologies, invito la professoressa Colosimo a raggiungerci per la consegna delle pergamene. Francesca Caposano. Buongiorno, presenta una tesi dal titolo Bilirubin Content in Human Follicular Fluid and its Correlation with Different Infertility Pathologies. Il supervisor, la professoressa Listorti. Complimenti. Daniela Del Mondo. Buongiorno. Titolo della tesi, Changing Fiber Alignment of Tendon Biomimetic Electrospoon, PLGA Fleeces Modulates Tenogenic Differentiation of Amniotic Epithelial Stem Cells. Supervisor, professoressa Russo, Assistant Supervisor, dottor Mohamed El-Khatib. Complimenti. Arianna Di Luigi. Mohamed, penso, non Mohamed. Sorry for the pronunciation. Tesi dal titolo Role of Amniotic Epithelial Stem Cells on Regulating the Innervation During Tendon Regeneration. Supervisor professoressa Russo, co-supervisor dottoressa Di Giacinto. Complimenti. Michela Matera. Buongiorno. Presentato una tesi dal titolo Spermatozoa Epithelia of Eductal Cells Interaction, a Computational Biology Study. Supervisor professor Bernabò e assistant supervisor professoressa Capacchietti. Complimenti. Osama Abouzaid Farai El Sallabi. Sorry for the pronunciation if it's not correct. Thank you.
So, presented a thesis with the title Does the bisphenol A analog bisphenol S affect human sperm function? An in vitro study. The supervisor, Professor Barbonetti. Compliments. Gemma Monachesi. No, assente. Irene Montanari. Buongiorno. Ha presentato una tesi dal titolo Sperm Membrane Fluidity During Cryopreservation in the Bowel. Supervisor Professor Contri e co-supervisor Dottoressa Gloria. Complimenti. Giuseppe Principe. Buongiorno. Presentato una tesi dal titolo Assessment for Overnight Cooling of Epididymal Dog Sperm Prior Freezing Stored in Situ versus Extended. Supervisor Professoressa Valentina Russo e Assistant Supervisor Professor Bernabò e Gonzalez Fernandez. Complimenti. Adelaide Tricarico. Anche qui, last but not least, directly from the hand of the President and the eyes of the rector. Tesi dal titolo Semen Parameters Before and After Treatment with a Nutraceutical Formulation, Data from an Assisted Reproductive Technology Center. Supervisor Professor Barbonetti, Assistant Supervisor Dottor Mann. Complimenti. Bene. Se non abbiamo scordato nessuno, anzi abbiamo fatto un overbooking, ci pare, abbiamo avuto il piacere di consegnare tutte le tesi. Io ovviamente invito la dottoressa Izzi qui per darvi due comunicazioni sulla appunto come organizzarci per la foto e dopo, subito dopo la foto, su come uscire, diciamo, in modo ordinato dall'aula, se vuoi venire un attimo a dare queste due comunicazioni. Sì. Allora, usciranno prima i laureati e si toglieranno le toghe nella sala catering. E chiediamo un attimo di pazienza invece agli accompagnatori e vi diremo noi quando uscire per fare in modo che tutto sia ordinato. Quindi resterete un attimino in più seduti a fine cerimonia e poi io e i miei colleghi vi diremo come defluire. Però va bene? Prima assolutamente, come diceva, ricordava il rettore, la foto tutti insieme, e quindi noi distanziata possiamo porci qui. Sì. No, poi se qualcuno vuole fare la foto con il preside, con i relatori, sempre in modo composto, o qui oppure fuori prima di che vi togliete la toga, ok? Tanto facciamo. Oh,